Prima calibrazione. Questo video ti guiderà nel processo di calibrazione iniziale del sensore e del software Spider 5. Quando apri il software, visualizzerai una schermata di benvenuto che descrive i quattro passaggi necessari a garantire una calibrazione accurata. Una volta effettuati i quattro passaggi preliminari per una calibrazione accurata elencati sulla schermata di benvenuto, contrassegnali con un segno di spunta e poi clicca su Avanti. Avvieremo adesso la prima calibrazione o calibrazione iniziale. Passaggio 1. Selezione del monitor. Se c'è più di un monitor collegato al tuo computer, il software Spider 5 elencherà tutti i display nel menu a tendina, in modo che tu possa calibrarli uno alla volta. Per cominciare, clicca sul primo monitor che desideri calibrare e poi su Avanti. Passaggio 2. Seleziona il tipo di monitor. In questo passaggio puoi selezionare il tipo di monitor e poi cliccare su Avanti. Se non sei sicuro su quale tipo di monitor selezionare, utilizza il link Clicca per saperne di più per aprire la pagina di supporto. Questo link è disponibile per ciascun passaggio del processo di calibrazione allo scopo di guidarti nelle azioni che stai per eseguire. Passaggio 3. Modello del display. Seleziona il produttore del tuo monitor dal menu a tendina. Se il produttore del tuo monitor non è elencato, seleziona altro e poi inserisci il nome del produttore. Inserisci poi il numero del modello e clicca su Avanti. Passaggio 4. Posiziona il sensore Spider sul display. Il dispositivo Spider 5 è composto di tre parti: un sensore, un copriobiettivo e un cavo USB. Innanzitutto rimuovi il copriobiettivo o base di Spider. All'interno della parte superiore di Spider vedrai il sensore del colorimetro. Per eseguire le misurazioni di calibrazione in maniera adeguata, questo sensore deve essere appoggiato di piatto sul tuo schermo. Per fissare Spider 5 allo schermo, posizionalo al centro del monitor con il sensore rivolto verso lo schermo. Per tenere il sensore in posizione, passa il cavo di collegamento sulla sommità del monitor e lascia che il copriobiettivo penzoli sul retro del monitor come contrappeso. Se necessario, puoi regolare la lunghezza del cavo facendo scorrere il copriobiettivo verso l'alto o verso il basso, in modo che il sensore poggi di piatto sullo schermo. Per ottenere un posizionamento ottimale, inclina un po' indietro lo schermo se necessario. Una volta che il sensore è posizionato in maniera appropriata, clicca su Avanti. Passaggio 5. Avvia la calibrazione del monitor. Sei ora pronto a eseguire la calibrazione iniziale o prima calibrazione del tuo monitor. Durante il processo di calibrazione automatico, Spider 5 misura i colori in uscita del tuo monitor rispetto agli standard di colore nel settore. Per poter compiere questa operazione, Spider 5 lampeggia colori standard sullo schermo. Il sensore Spider 5 misura e confronta i colori in uscita sul tuo monitor. Spider 5 mappa poi la variazione per ciascun colore, crea un profilo di colore unico denominato profilo ICC per il tuo monitor e lo salva sul tuo computer. Grazie a questo profilo unico di colore, il tuo monitor visualizza ora i colori corretti sulla base degli standard di colore nel settore, come ad esempio sRGB. Passaggio 6. Completa la calibrazione del monitor. Una volta che la calibrazione è completa, rimuovi Spider 5 dal tuo monitor e clicca poi su Termina. Dovrai salvare il profilo di calibrazione del monitor sul tuo computer. Per eseguire questa operazione utilizza il nome del profilo consigliato oppure sovrascrivilo con il nome desiderato. Passaggio 7. Promemoria di ricalibrazione. Imposta un promemoria per ricordarti di ricalibrare il monitor tutti i mesi e poi clicca su Salva. Perché ricalibrare tutti i mesi? La luce in uscita sul monitor si degrada continuamente nel corso del tempo man mano che il monitor si affievolisce a causa del suo invecchiamento. Una ricalibrazione mensile integra queste modifiche all'interno del profilo colore per assicurare che il tuo monitor continui a mostrare i colori standard. Passaggio 8. Analisi dei risultati. Clicca su Avanti per analizzare la calibrazione. Se clicchi sul tasto Alterna, puoi passare da una visualizzazione calibrata a una non calibrata. Tutte le 16 immagini di prova possono essere ingrandite cliccando su di esse. Qui puoi vedere l'impatto della calibrazione sul colore, sulle zone illuminate e sui dettagli in ombra, oltre alla coerenza dei grigi e dei bianchi. Se il tuo computer è collegato a più di un monitor, puoi cliccare su Calibra un altro display per eseguire nuovamente il processo di calibrazione. Passaggio 9. Spegnimento. Congratulazioni, hai completato la tua prima calibrazione del monitor. Clicca su Esci. Il programma Spider 5 si chiude e il tuo computer utilizza ora il nuovo profilo di monitor automaticamente, assicurandoti i colori corretti e la massima precisione nel tuo lavoro. Riceverai un promemoria pop-up mensile sul tuo computer quando è il momento di effettuare la ricalibrazione.
Consulta il video Ricalibrazione per informazioni su come eseguire questa procedura. Per ulteriori informazioni sui prodotti di calibrazione Spider 5 o su come calibrare la tua videocamera e la tua stampante utilizzando prodotti Datacolor, visita il sito spider.datacolor.com. Per ulteriore supporto sui prodotti, visita il sito support.datacolor.com.